cosa che più l'ha rovinati, perché io glielo dico a Silvio Uccioli, gli voglio bene, gli ho detto Silvio, i collaboratori, gli alleati, dice c'è stato il ribaltone, non ho avuto tempo, ma con degli alleati così ti scegli, Pischero, si è preso la... e parte Bossi, e questo Bossi, e Fini, e Buttiglione, Casini, Mastella, e Sgarbi, Ferrara, Fede, Liguori, ma dico, tutti i tipi, c'è questo Sgarbi quando lo vedo in televisione, sembra il figlio impazzito di Vanna Marchi, sembra. Borrelli, Finocchio, Di Pietro, Sarmo, fa una paura, ma dico sto Sgarbi, ora, per chiudere con sto Sgarbi se ne parla tanto, l'hanno fatto presidente della Commissione Cultura, l'ha fatto Berlusconi, ma dico c'è da piangere la notte, ma sarà importante la Commissione Cultura, mi ci metti Sgarbi, ma io ho visto Sgarbi quando venne fuori sto fenomeno qualche anno fa, mi chiamarono che faceva quelle puntate al Maurizio Costanzo Show, no? Dice, vieni a vedere, c'è uno strano, vado a vedere come ho visto sto Sgarbi io, bottigliato in testa alla gente, schiaffi alle donne, puttana, e vaffanculo, parolacce, mandava vaffanculo, ma che cazzo vuoi, ma io ti trombo, ma io trombo te la trombo, ma vattene a piangere al culo, ma li mortacci, tu, e sti cazzi al culo ti strapassi la sorca di tua sorella, ma vattene a fanculo, frocio, ma che cazzo, Berlusconi l'ha sentito, dice, cazzo, senti questo che neologismi, questo lo faccio presidente della Commissione Cultura, l'ha chiamato e l'ha messo lì, ora mi devi dire, no, dico io, ora io veramente non ci dormo la notte, ma io poi mi sono immaginato il dialogo ci deve essere stato fra quei due quando gliel'ha proposto, no? Buonasera Sgarbi, sono Berlusconi, se lei mi consenta, vero? Giuro sui miei figli, naturalmente. Sono unto dal Signore, mi sono fatto da solo, scendo in campo. E Rio Po, Biancaneve, senta un po', la volevo fare presidente della Commissione Cultura. Grazie, Froscio, accetto, vattene a fare quello di sti casi. Bene, le presento mia moglie, bella fregna, io masco farebbe volentieri. Ora dico, io sono 30 anni che dico parolacce, ma avessero dato la pubblica istruzione a me, Sonia. Ma guarda, sono ingiustizie. Ma dico, allora che si deve fare? Se la danno a lui, me la dovranno dare a me. Ora Sgarbi, guarda, sono cose da piangere, proprio da piangere. Ma lasciamo perdere Sgarbi, torniamo alle cose tragiche, si diceva Berlusconi, no? Ora, per chiudere con i collaboratori, quell'altro imbecille ho nominato, Fede, Emilio Fede, ora... No, non faccio battute su Emilio Fede, è come sparare sulla Croce Rossa, poverino. No, poveraccio, no, veramente, mi rifiuto proprio, è proprio indifeso, poverino. Oh, per carità, io gli voglio bene come se fosse normale, non ho mai avuto... No, no, non sono razzista in questo senso, però mi deve spiegare Berlusconi come ha fatto a metterlo lì, dire... Perché Fede non è che è un giornalista qualsiasi del TG4, è direttore del TG4. Direttore, ma io mi domando, c'è gente in difesa che ci casca e guarda il telegiornale come se fosse un telegiornale veramente, ma dico come mai l'ha messo lì? Secondo me ci ho pensato, l'ha messo lì Berlusconi per un fatto terapeutico, lui l'ha fatto, lui ha messo Fede direttore per aiutare tutti quei bambini con problemi di sviluppo, quelli che in quinta elementare non sanno leggere e scrivere, quelli depressi, quelli che dicono mamma, io non diventerò mai nessuno nella mia vita. Allora la mamma alle 7:30 si sintonizza su Rete 4 e dice guarda, oh figlio mio, quello lì è direttore di... si sente anche autorizzato a montarsi un po' la testa, c'è cazzo io che divento astrofisico nucleare, insomma. Volevo dire con Fede, poi a parte si scherza che Emilio Fede è una persona onesta, onestissima, questa storia per esempio dei falsi invalidi, c'ha ragione lui, a lui il posto gli spettava, non c'è, non c'è stato su quel fatto lì, io non ho mai avuto, e poi lo giustifico perché devo dire è simpatico, lo dice da sé perché ama Berlusconi, e quando c'è l'amore io giustifico, ma lui non è che lo ama così in maniera platonica, proprio lo tromberebbe, se lo incontra di notte lo violenta anche senza preservativo, è proprio sviene quando lo vede, l'ho visto Berlusconi quando andò a quella trasmissione lì, porta a porta, quella lì con quel presentatore della Piaggio, come si chiama, Vespa, Bruno Vespa, a un certo punto entrò Emilio Fede, sapeva, tartagliava, ma dico proprio come se fosse Dio, per Fede Berlusconi è Dio, in nome del Padre, di Silvio, dello Spirito Santo, Dio personificato, Emilio Fede, si era presentato come senatore Emilio Fede, l'hanno ritirato all'ultimo momento, Emilio Fede senatore, sembra il titolo di uno di quei fumetti, so, Nonna Papera astronauta, Paperino sindaco, Emilio Fede senatore, prossima puntata Emilio Fede presidente, e vai! Abbiamo scampato di tutti i pericoli, raga, meno male. Anzi, meno male non c'è stata la guerra civile, grasso che cola, come dice Ferrara quando suda. Noi dobbiamo, a sto punto, però, chiedo scusa, una brutta veramente,
Dico, ecco, i collaboratori. Quell'altro che ha avuto, come si chiama quel... Buttiglione. Rocco Buttiglione. Fate, sembra uno di quei bambolotti di gomma da ragazzi quando si dava la botta. C'ha sempre la stessa espressione da Topo Ciccio, dondola un po'. Lui, quando gli fanno l'intervista, è contento di aver saputo rispondere alla domanda. La sapevo anche questa, arrivederci. Buttiglione si è messo a fare politica. A me era molto più simpatico quando si vestiva da donna e presentava il telegiornale. Buttiglione era veramente una volta. Ora io dico, poi uno dice, si arriva a questi punti dello Stato italiano, ma io vorrei, con un secondo di pazienza, vi ricordate quello che ha fatto Buttiglione? Perché noi ci si dimentica, succede tante cose, ma certe cose rimangono. Buttiglione è stato 9 mesi come fare un bambino, l'hanno scritto i giornali esteri, lo chiamavano l'ondivago, non si sapeva mai se andava, era sempre in mezzo, non si decideva mai, e destra, a sinistra, e cenava con D'Alema e colazione con Berlusconi e Gallipoli Arco, poi lo chiamavano Don Lurio invece di Don Sturzo, no, i balletti, non, tutte le mattine non era sempre in mezzo, non si decideva, sempre in mezzo, ogni mattina mi svegliavo, da che parte andrà Buttiglione? Non, alla fine si è deciso, ha scelto Berlusconi, ha spaccato il partito. Un altri 9 mesi abbiamo assistito alla divisione dei beni fra Buttiglione e Bianco. Cattivo, non gli voleva da niente a Bianco. Gli ha chiuso la porta a chiave. I propri viri, dividete tutto, si sono rotti le scatole. 9 mesi la divisione dei beni Bianco-Buttiglione. Solo in Italia succedono queste cose. E allora il PP, la sigla l'ha presa Bianco e lo scudo crociato Buttiglione. La piazza di Gesù, la piazza l'ha presa Bianco, Gesù l'ha preso Buttiglione. E la pipì la faceva Bianco, il bidet lo faceva Buttiglione. E le mutande Bianco, i calzoni Buttiglione, il cornetto Bianco e il cappuccino Buttiglione. È Bianco e Buttiglione, si è diviso ogni peluzzo ha fatto un partito, si chiama CDU Cristiano Democratici Uniti, insieme a Casini, noto frequentatore di se stesso, vedo con quella faccia, con quella fronte inutilmente larga. Casini è proprio nulla. Dice, una volta hanno visto arrivare un taxi a Montecitorio, si è aperta la portiera e non è sceso nessuno, era Casini. Questo praticamente è l'ingresso di Casini nella politica. Ora mi devi dire, è l'ultimo acquisto che hanno fatto Bossi, dice c'è stato il ribaltone, per forza. Ma Bossi, dico, avere Bossi nella politica italiana, che a parte mi è anche simpatico, mi somiglia fisicamente, quando fa un comizio sembra uno spettacolo mio, siamo molto vicini, no? Bossi è proprio, mi dà proprio l'idea di uno, quando fa comizi, quella maniera di parlare, sembra uno che l'hanno tenuto chiuso per 40 anni, a un certo punto aprono la porta e dicono, fermo, senta signor Bossi, le diamo un quarto d'ora libero, dica quello che cazzo gli pare e poi la veniamo a riprendere, e lei ha 15 minuti in tutto. Ecco, e lui in quei 15 minuti deve dire tutto. Il federalismo, la nord nazione, la secessione, Ivano, ripassa la tumulanza, lo riporta dentro. Ma dico, ma che maniera di parlare Bossi con quello slogan, noi ce l'abbiamo duro. Ancora l'hanno messo nel Devotoli, è diventato un neologismo, il cielo turismo. Ma neanche in terza elementare delle goliardate così. Ma perché non si ribellano quelli della Lega? La Pivetti, Irene Pivetti, ma perché non dice mi fa schifo sto slogan, essendo anche una donna smentisce, io non ce l'ho duro, lo dovrebbe dire, non ha mai smentito la Pivetti, io ho paura a uscire con la Pivetti, no, dico, vuol dire, è anche carina, Irene che fai, niente, uno magari va a cena, poi si va a letto, si spoglia e sotto c'è un campanaccio spaventoso, cioè, che non lo sapevi, sono della Lega, ce l'abbiamo duro, deve smentire! Bossi, ce l'abbiamo duro, poi non si può buttare gli slogan così, se ce l'ha duro me lo deve dimostrare, ce l'hai duro Bossi? Allora guarda, ti metto qui 7 noci, rompile tutte 7, allora ti voto, perché io su queste cose sono piuttosto vispo, io non mi devo stuzzicare a nessuno, io quando stavo in mio paese, quando si guastava il passaggio a livello chiamavano me, Benigni, giù, alza, pa. C'ho le fotografie, c'ho i testimoni, se Bossi ce l'ha duro, io sfido Bossi a un pubblico spadaccino col pisello. Ta, giù, avanti Maroni, ta. Che poi Maroni è proprio senza cognome, poraccio, capirai? Ha fatto una fine, sto Maroni.